come avete potuto notare, Mileto, diciamo, comincia a riprendersi anche sotto l'aspetto sportivo, con particolare riferimento alla tappa del Giro d'Italia che doveva svolgersi a maggio, adesso è stata rinviata ad ottobre. Il 7 ottobre partirà da Mileto la tappa Mileto-Camigliatello-Silano, un'occasione importante, e c'è il risveglio sportivo di Mileto. Mileto in rosa grazie allo Sporting Club di Mileto, che sta dando certamente un contributo notevole per la buona riuscita di questa manifestazione. E il comune chiaramente è un organo pubblico rappresentato da me, che in questo caso sta cercando di venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze dello Sporting Club e anche della popolazione sportiva di Mileto. Noi abbiamo accolto questa richiesta di Mimmo Buzzomi, in particolare di tutti gli altri soci dello Sporting Club, con grande apertura, con grande entusiasmo, perché riteniamo che il ospitare la partenza di una tappa del Giro d'Italia sia una cosa molto importante. In effetti il nome di Mileto in questo modo viene un po' ribaltato nell'ambito internazionale, così come è avvenuto già nella precedente situazione, quando è stato presentato il Giro d'Italia a Milano, dove il nome di Mileto è stato raffigurato insieme a tante altre località dell'Italia importanti, ma dell'Europa. Quindi è una vetrina molto importante che ci pone in una condizione di poter far conoscere il nostro territorio, e non solo il nostro territorio particolare, ma di quello della provincia di Vibo Valentia e dell'intera Calabria, perché questa è una tappa, la più importante credo, la tappa calabrese, che attraversa un po' la provincia di Vibo Valentia e quella di Catanzaro, quindi quella di Cosenza, e quindi in sostanza taglia a metà anche nell'entroterra, sfiorando le coste, passandovi anche in alcuni punti dalle coste sia del Tirreno che dello Ionio, e quindi è veramente una tappa bellissima, importante tecnicamente, che è stata definita molto intelligente e importante anche dal commissario tecnico Cassani, quando è venuto a Mileto a portare in esposizione il trofeo del Giro d'Italia. Ora, in questa situazione, quindi, non posso fare altro che invitarvi tutti quanti a Mileto il 7 di ottobre, anche se siamo ancora in periodo di emergenza, ma sicuramente c'è la possibilità di avere la presenza di molta gente utilizzando tutte le normative di sicurezza del Covid. E al momento a Mileto sta per essere, anzi è già stato realizzato con l'ausilio dello Sporting Club, un murales molto bello che raffigura il simbolo gioioso del Giro d'Italia, e con una corona che richiama un po' le origini normanne della nostra capitale normanna, che è Mileto, perché come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Mileto è stata la capitale della contea di Ruggero d'Altavilla, che si fermò a Mileto e qui creò le condizioni per poter espandere i suoi possedimenti, il suo potere, riconquistando al rito latino tutte le chiese del meridione. Quindi una storia importante che si collega alla base anche di una manifestazione sportiva che serve appunto a valorizzare anche questi aspetti culturali, turistici, ludici, sportivi, sociali, e segna anche una ripresa ulteriore del territorio e della socialità del comune di Mileto in questa situazione di Covid-19. Quindi grazie a tutti, e vi invitiamo a partecipare e a seguire tutte le attività che verranno effettuate da qui in avanti sulla questione Giro d'Italia. Grazie e buona serata.